Ciao cuccioline e cucciolini, come state? Sto andando a prendere Anastasia per la pausa pranzo e andiamo a mangiare da nonna Elisa. Poi la riporto a scuola e quando usciranno sia lei che Vanessa andremo a comprare queste benedette unghie finte. Vi ricordate l'ultimo video in cui avevamo comprato io e Vanessa queste unghie con la colla e non riuscivamo più a staccarle? Bene, oggi ci riproviamo ma con quelle classiche che abbiamo sempre acquistato, cioè con la colla già incorporata nell'unghia. Facilissime da applicare e da togliere. Quindi buon pranzo a tutti e ci vediamo tra poco con Anastasia. Se non avete visto il video delle unghie, cliccate il link in descrizione. Buongiorno! Ciao amore della mia vita dolcissima! Come stai? Come è andata la prima parte a scuola? Bene, adesso andiamo a mangiare dove? Dalla nonna Elisa che ci ha fatto la pasta al ragù. Io ho tantissima fame. Andiamo? Sì. E poi quando torni a scuola, poi fai ancora 2 ore, poi uscite tu e Vanessa. E dove andiamo? Te lo sei dimenticata? Cos'è che vuoi? Al Toys, perché Vanessa cos'è che vuole? Le unghie finte, queste benedette unghie finte. Intanto diamo una sbirciatina e vediamo se è arrivato qualcosa per carnevale. Ok. Va bene? Dove? Al Toys. Okay. Anche da Pagnate, vediamo, ok? Okay. Andiamo a mangiare. Arrivati da nonna Elisa. Quanta fame hai? Tantissima. Citofoni tu? Ce la fai? Ci arrivi? Qual è? È in alto, amore. Allora facciamo così, io citofono e tu guardi lì, vai dietro così lei ti guarda da qua, ok? Ok, ho citofonato. Noi. Non ti vede, vieni indietro. Ci vedi? Sì, ma lei. Vabbè, aprici. E sei ancora piccolina, mi raccomando, chiuditi nel portone di nonna Elisa, chiuditi ancora, chiuditi, Anastasia, adesso io non vengo più, Anastasia, io ho fame, e Monella, apri, ecco, Anastasia. Adesso hai preso. Ani, smettila perché ho. Hai preso fiducia adesso. Sai che c'è il pulsante per aprire. Anastasia, ecco, brava, è sempre quello. Ma che c'è da? Quello lì è acceso la luce. Sei Monella. Adesso non hai più paura di rimanere chiusa nel portone della nonna. Dai, schiaccia il numero 4, girati. Mi raccomando, 4. Vai. Anastasia? Ani? Cos'hai schiacciato? 4! Sei sicura? Sì! Se no andiamo a casa del signor Orco. No, sì. Qui c'è la casa del signor Orco che mangia i bambini con le ciocche fucsia! Sì, 4! Super Monella! Super Monella! Ciao ragazzi! Mamma Romina non sta bene, ha un mal di schiena potentissimo! No, è vero tesoro, è vero. Andiamo. E non c'è nessuno, c'è nonno. Il nonno Silvio. Ciao, la nonna Elisa. Ciao ragazzi. Li fatti? Sì. Wow, sorpresa Anastasia. I covatelli con il ragù. Allora, buon appetito e ci vediamo tra poco. Ok. Com'è amore? Buona. È buona? Cucchiaio, amore. Hai visto che è super sorpresa? Io non ti ho detto nulla, la tua pasta preferita. Buon appetito, Anastasia. 2 hours later. Pranzo finito, ma dov'è Anastasia? Anastasia? Dove sei? Anastasia? Girati su, Monella. Senti un po', hai mangiato bene? Sì. E hai mangiato tantissimo. Quanti piatti di pasta hai mangiato? 2. Mamma mia, ma sai che è la prima volta in 6 anni? Ok, ciao. Io vado dalla nonna e tu a scuola. Ok, Monella. Fermati, non uscire dal cancello. Non uscire dal cancello perché ci sono le macchine. Dove sei? Dove sei? Ah, ecco. Ti eri già nascosta di nuovo. Nonna. Ciao. Ciao.
Andiamo a scuola? Sì. Allora, siamo arrivati fuori da scuola. Buon rientro, amore. Grazie. E ci vediamo alle 4:30 con Vanessina. Andiamo a comprare le unghie, va bene? Bacione. Later. Ciao cuccioline e cucciolini, sono le 4:25 e tra pochissimi minuti usciranno Vanessa e Anastasia e andiamo a comprare le unghie a Vanessina. Buongiorno amore mio, bentornata. Allora, io oggi siamo stati insieme in pausa pranzo, io e Anastasia abbiamo mangiato dalla nonna Elisa. E dove si va adesso? Al Toys. E sei contenta? E cosa vuoi al Toys? Le unghie. Le unghie, quelle dell'altra volta non sono andate bene, vero? Anzi, molto male. Andiamo a vedere se le troviamo e diamo un'occhiata anche se c'è qualche... Sì, c'era, non ti ricordi? Sì, sì, le unghie ci sono. Andiamo a vedere se ci troviamo anche qualcosina per carnevale, che sai che a me piacciono quelle cosine. Va bene? Ciao. Uè, tu stai già facendo merenda in macchina? E cerchiamo di non sbriciolare troppo, ok? Ma non così, così... Ma... Così hai sbriciolato, Anastasia. Perché? Perché è fatta così? Ok, bimbe, siamo arrivate. Ascoltatemi bene. Una raccomandazione. Non fatemi spendere una cifra esorbitante perché non ci serve nulla. Siamo qua solo per vedere se c'è qualcosa di carino di carnevale. Per carnevale. E vabbè, poi lo deciderò io. E le tue unghie, ok? Attenzione che c'è una macchina che sta arrivando, Vanessa. Ok, Anastasia, non iniziare, voglio questo, questo, quell'altro perché non ti compro nulla. Soprattutto bambole. Un qualcosina di carino per carnevale. E basta. Ok? Andiamo. Io sono un pollo, ma ti faccio vedere io, ti faccio vedere. Guardate qua, ragazzi, tutto allestito per carnevale. Wow. Ok, ragazzi, rettifico tutto quello che ho detto. Compriamo... tutto. Scherzo. Aiuto. Ah, la parrucca di Mortizia. E non c'è mercoledì? Possibile. Oh, questo. Ah, quello è bello, mi piace, però che lo si fa a fare. Sì, un secondo, fammi dare un'occhiata. Vediamo un po'. Quale scherzo c'è? La cacchina finta. Ragazzi. Sì, ragazzi, guarda. Ragazzi. Oh. Cosa c'è? Cosa vuoi farci? Vuoi farci del male? Sì, ma non è che ci sono tantissimi scherzi, eh? Per le varie mi scherzo bene. Sì, più che... Sì, ma c'è... L'abbiamo un po'. C'è poco, c'è poco, c'è poco, sì. Vabbè, diamo un'occhiata meglio anche negli altri reparti. Sono un sacco di abiti per carnevale. Ma te ce l'hai con le spade? Non fatevi male, attenzione. Sei pericolosa con quella spada. Allora, Vanessina, andiamo a trovare le unghie e... Cosa ci fai seduta lì? Cosa c'è? Tutta schiacciata, ma esci! Sei tremenda! Ma compriamo? Anastasia, sei sempre qua in mezzo a questi sacchiotti, c'è sempre il tuo posto. Vieni fuori. Vane, le hai trovate? Sì. Sì? Vediamo. Oh, guarda, finalmente delle unghie serie. Anch'io! Te piccine, eh? Tu queste, guarda che belle, Ani, queste per te. Guarda queste. A scacchi. Belle. Vabbè. Queste qua. Vuoi quelle? Sei sicura? Sì, sì. A vedere? Va bene. Io invece voglio... Ma secondo me vanno bene anche per Anastasia queste. No. Ma sì. Dai, andiamo. Ma dove andiamo? Anastasia, cosa vuoi tu? Io voglio... Ma ragazzi, lo sapete che tanto poi si staccano e le abbiamo in giro per tutta casa, vero? Vabbè. Lascia stare, Ani. Ma sono grandissime. Queste qua, semmai, guarda. Ma sono tutte uguali. Infatti, brava. Sai che queste sono trasparenti, va? Cioè, che bello, perché hanno la punta colorata e il resto è trasparente. Se no è bello, mi piace. Allora possiamo andare a casa a studiare. Benissimo, mi fa piacere, andiamo. Allora, Vanessa, verifica che hai comprato le unghie giuste, ma poi le ritiri subito. Questo cosa serve? Riesci? Prova a vedere, prendine una. Ma manco che è così, eh? Sì. C'è? No, la colla no. Madonna, che mani che hai, poi lavati le mani, avete dipinto. Come la colla no? Non c'è la colla. Ma si appiccicano? Sì. Io intendo quelle. Quelle colla, amore. Ok. Allora andiamo a casa, Vane. Guardami. Sì. Guardami. Guardami. Devi studiare. Ok? Ok. Le stai aprendo? Prima tu di tua sorella, che era quella che le doveva comprare. Riesci o vuoi una mano? Perché ti cadono, Ani. Ti aiuto io? Hai visto? Cosa ho comprato? Sì, secondo me gli piace un sacco come tipo gioco. Non ha capito che deve fare... No, la pipì l'ha già fatta. Però sembra che gli piaccia. Ti piace? Sta facendo qualcosa, mi sa, seduta. Sì.
Ti piace, Vane? Sì. Vero? Che carina? Poi sta bene anche con i colori. Abbiamo anche il cesto uguale. Va bene, adesso Vanessina devi fare i compiti. Prova le unghie, fammi vedere come stai e poi a fare i compiti, ok? Sì, brava. Vane, mi raccomando, devi studiare perché oltretutto tuo papà ha avuto la brillantissima idea di andare fuori a cena anche stasera. Ah, tu le stai mettendo? Fammi vedere! Oh, ma che signorina! Però ti potevi lavare le mani anche te prima, eh? Sì, ma non... con questi... Ma cosa fate a scuola? Dipingete? Sì. Davvero? Eh? No. E che cosa fate? Arte? Ma coloriamo. Ma colorate le mani però, non i fogli. È una nuova tecnica che non conosco? Sì. Allora, dai, fatemi vedere. Hai finito tu? Le hai messe tutte, ma sono per fammi vedere. Anche l'altra? Guardate. Ti piace il rumore delle unghie sul tavolo? Le mie sono nature. Le mie sono un po' azzurre e un po' bianche. Le mie più lunghe. Sono più lunghe le tue? Sono un po' scomode le unghie. No, non... Sì? Che va bene. Vanessina, fa vedere. Andiamo. Veloce, Vane, dobbiamo studiare. Fatemi vedere per l'ultima volta le mani con le unghie. Bellissime. Le tue non le ho ancora viste. Scusa, fammi vedere. Ma sai che sono belle? Ti dicevo che non mi piacevano, invece sono belle. Mi piace. Le tue sono bellissime. Hai un po' troppo le dita colorate per i miei gusti, però vabbè. Mentre Vane, fa vedere bene. Molto, molto belle, molto belle. Allora, ascoltatemi bene. Tu, vabbè, sei libera da impegni perché... No, sì, ce li ho. Hai compiti anche tu, però sono quelli per il fine settimana. Se vuoi iniziare a farli, falli. Ok. Tu devi andare a studiare geografia, assolutamente. Va bene? Io vado a stendere che poi dobbiamo uscire. Mi raccomando, Vanessina, non mi deludere, che 10 minuti scendo. Vane? Sono due righe da studiare e una parte la sappiamo già. Sì, sì, ti stresso perché so già che mi farà impazzire per due righe. Vero? Vado. Anastasia, tienila sotto controllo. Falla studiare, eh? Falla studiare tu. No. Sì, sì, no, no. Vado, dai. Mollami. Vane, guarda che se non vai a studiare mamma vede che stai giocando e poi non usciamo fuori a cena. Ma figurati, so io cosa dirle. Ti ho detto di andare a studiare. E tu fatti gli affari tuoi. Ah sì? Mamma! Madonna, lo sapevo, non riesco neanche a stendere. C'è? Mamma, Anastasia mi ha graffiato! Arrivo. Cos'è successo ancora? Non posso nemmeno stendere che mi chiamate, urlate, litigate. Cos'è successo? Ma guardami che sono mia mamma. Cosa fa? Ma cosa ti ha fatto? Mi ma sei graffiato! Ma perché? Dove sei? Anastasia! Vieni giù. Cosa ti ha fatto? Ma perché ti ha graffiata? Cosa è successo? Mamma, scusa, non l'ho fatta apposta. È solo perché ho paura di queste unghie. Ho capito, Anastasia, ma tu non puoi graffiare così tua sorella. Perché l'hai fatto? Perché non volevo fare i compiti. Sì, ma hai visto che ha tutta la faccia piena di graffi e di sangue? Te ne sei accorta? O non te ne sei accorta? Vai a prendere il disinfettante, muoviti, giù, nel bagno giù. Giù. Sai cos'è giù? Non ridere, che te ogni volta che succede una tragedia ridi. Dai, vieni. Dai. Anastasia, va bene che io ti avevo detto di controllarla e grazie per questo. Via! Però non c'era bisogno di graffiare così tua sorella. Dai, vieni, che poverina, gli esce il sangue, dobbiamo andare fuori a cena, dobbiamo disinfettarla. Muoviti, la disinfetti tu? E ride. No, deciditi. O ridi o sei triste. No, fallo tu, amore, io non posso, sto riprendendo. Dai, su. E ride. Tipo strana che sei, Anastasia. Sì, vabbè. Vabbè, senti, amore, ascolta. Adesso ci mettiamo un po' di ghiaccio, non lo so. No, e fai i compiti lo stesso, se riesci. Sentite, allora, dobbiamo andare fuori a cena e quindi io veramente... Anastasia, mi prometti che non fai più queste cose? Perché altrimenti io devo prendere dei seri provvedimenti. Vieni giù.
Vieni giù che dobbiamo concludere il video. Vieni giù a concludere il video con Vanessa. Lo concludiamo noi? Non li vuoi salutare i tuoi amici? Dai Ani, salutali anche a te i tuoi cucciolini, non ti offendo. Ciao. Dai amore, no, brutto brutto. Ciao. Lo farai ancora, amore? Sì.